Nilda Ibrahimi, con il suo romanzo Il tuo nome è una promessa, la vincitrice del premio Rapallo Carige per la donna scrittrice 2017, Lorenzo Orsini. Come una moderna Penelope tesse i fili delle sue storie a Nilda Ibrahimi, albanese di Valona, da 20 anni in Italia. Con i voti della giuria tecnica e popolare ha vinto la 33ª edizione del premio nazionale Rapallo Carige per la donna scrittrice, con il suo romanzo Il tuo nome è una promessa. Erano partiti da Berlino e arrivati in una notte bianca, in un casolare piemontese. Un'ebrea americana, dirigente di un programma delle Nazioni Unite, arriva a Tirana. La sua storia si intreccia con quella della famiglia della madre che nel 38, in fuga dalla Germania nazista, trovò, come migliaia di altri ebrei, ospitalità nell'Albania di Herzog. Io racconto storie di donne, mentre gli uomini vanno in guerra, vanno altrove, vanno via dalla notte dei tempi, chi rimaneva a casa per accudire i figli, per trasmettere la cultura, per cantare, insegnare la lingua, trasmettere l'identità di una nazione, di un popolo, di tutti noi alla fine sono state sempre le donne. Nella serata ancora sul lungomare, condotta con brio da Franca Fialdini di Uno Mattina, seconda la brianzola Paola Cereda con confessioni audaci di un ballerino di Liscio. L'educazione sentimentale di Frank Saponara, titolare di una balera nel Polesine di Rovigo, si tinge di giallo. Io ho scritto 4 romanzi, sono ambientati in 4 regioni diverse perché adoro la regionalità e mi piace proprio il viaggio che devo fare per avvicinarla. Per cui per scrivere questo romanzo ho fatto un viaggio che è durato 15 giorni in Polesine, dall'Alto Polesine fino al Delta del Po, e in ogni tappa di questo viaggio c'era qualcuno che mi aspettava per raccontarmi il suo rapporto con il fiume. Terza, la bolognese Grazia Verasani con Lettera Adina, romanzo autobiografico sull'amicizia dolorosa fra due compagne delle medie nella Bologna anni 70. Il premio Opera Prima è andato alla molisana Valentina Farinaccio. Con la strada del ritorno è sempre più corta. Sono felice che la mia storia nasca e cresca nella mia terra, però il Molise mi è servito anche per dare un'ambientazione provinciale a questo dolore che le protagoniste del mio romanzo vivono, perché la provincia è sempre un po', è sempre calda, è sempre accogliente, ma anche a volte dura da affrontare. Il premio Anna Maria Ortese alla carriera alla ligure piemontese Camilla Salvagoraggi per Volevo morire a 20 anni. Lei oggi ne ha 93. Letture efficaci di Amanda Sandrelli e Maurizio Lastrico. Che lo spazio non basta mai.